Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Stefano. Ciao. Saluto a tutti. E ci ha portato la sua Duster 1000 TCE, quindi turbo a benzina, doppia alimentazione, benzina e GPL. Questo gli permette di risparmiare, se non sbaglio. Certo. Diciamo che la cosa positiva di questa vettura è proprio il consumo. Il GPL, che adesso mi sembra sia un massimo di 70 centesimi al litro, sì. E io percorro 13 km tranquillamente con un litro. Quindi, con un litro? Sì, calcolando che io posso arrivare anche a 700 km con un pieno. Ah, perché tu hai serbatoio da 50 litri. 50 litri, quindi sì. Perché anch'io ho la Capture, chi mi segue sa che ho la mia Capture GPL, faccio anch'io 13,4, 13,5 di media, sì, dopo quasi 4 anni, e quindi abbiamo un po' di chilometri. Adesso la tua quantità? Allora, la mia quasi 26.000 km, un anno e mezzo da quando l'hai acquistata. Da quando l'hai presa, sì. E prima che macchina avevi? Io avevo una Croma turbo diesel, sì, 1009. E praticamente il risparmio è notevole, non dico il doppio, ma un bel 30% sicuro. Anche perché fai comunque lo stesso lavoro, fai lo stesso, sì, tragitto, sì, stesso ogni tragitto giorno, tutto quanto, sì. Che sono quanti chilometri, Stefano? Un 60 chilometri, 60 chilometri al giorno. Quindi sì. 60 chilometri al giorno, capite che già abbiamo una, sì, un po' di chilometri all'anno, fine anno, perché comunque quei giorni che lavori, eh, 60, sì, sì, non è male. Bene. Allora, io partirei a vedere la macchina, come è fatta, che a me la Duster è sempre piaciuta, dal primo modello a questo che già è il restyling. Adesso gli hanno fatto un altro piccolo restyling, che hanno cambiato la mascherina davanti, ho visto. Il logo, sì. Sì, e poi internamente hanno cambiato le bocchette dell'aria. Esatto. Poi per il resto, stesso motore. Tutto uguale. Tu hai 6 marce. 6 marce. Ok, perché io ho la Capture che è ancora col 5 marce, che è un motore un po' diverso, però i consumi sono quelli e l'auto, però la tua è un po' più grande. Quindi un motore secondo me indovinato, ma un giorno mi dicevi, Stefano, se lo facevano un po' più potente, diciamo 1300, sarebbe stato, però dopo si andava sul discorso dei consumi, sì, che credo che diminuivano ancora, sì, no, aumentavano un po' di più. Sì, esatto. Bene, quindi adesso guardiamo un po' l'auto e poi parliamo, nel frattempo parliamo anche dei pregi e di... Io partirei dall'immagine frontale, che è questa, che a me è sempre piaciuta la Duster per questa storia qui. Cioè, nel senso che questo stacco che abbiamo davanti e questa, come si può dire, in strada si vede quando arriva, il problema di non aver problemi quando vado a parcheggiare dei marciapiedi. Esatto, non sbaglio, sì, perché è abbastanza alta. Guardate quanto alta è veramente alta. Il cofano dritto così com'è, che a differenza della mia Capture che è un po' più basso, più aerodinamico, mi piacciono molto queste macchine qua. Dopo sono pareri personali. Se non sbaglio, questa è la versione Extreme, Stefano. Sì, confermo. Confermi, quindi cerchi bruniti, esatto, e abbiamo vetri oscurati dietro. Sì, quindi dettagli arancioni sui specchietti retrovisori. Okay, quindi questi dettagli che vedete qua. Sì, esatto, e all'interno lo stesso ci sono dei piccoli segnali arancioni che fanno da Extreme praticamente. Ok, poi anche la scritta Duster, esatto, qua, esatto, in arancione, barre porta tutto. Sì. E mi sembra di aver visto che sulla nuova versione hanno fatto che si girano. Sì, si girano a 90 gradi, può essere. Sì, che così puoi mettere. Esatto, come la Sandero. Esatto. Bene, dietro hanno cambiato appunto i fari al modello vecchio, questo qua. Abbiamo sempre dei faretti a LED qui, con la lampadina alogena. Vedete, sempre oscurati, bella anche da dietro, sempre, guardate, un bel... Vedo che ha il gancio di traino, sì, o sbaglio? Ecco, esatto, ha il gancio traino che io trasporto la mia, il mio barchino d'estate, ah, e, okay, e quindi l'ho fatto installare dalla casa madre praticamente. Ah, direttamente già con... Sì, 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 è arrivata in concessionaria con tutta la predisposizione, poi loro hanno installato e hanno fatto il collaudo e tutto quello che ci va dietro, insomma. Molto bene. Ok, questa è l'auto. Ormai che siamo dietro, guardiamo un attimo il bagagliaio, perché secondo me il bagagliaio da Duster resta sempre un bagagliaio, un punto di riferimento, perché guardate quanto grande è. Anche l'altro giorno ho provato una... Guardiamo la metratura. Guardate quanto lungo... Allora,
misuriamo un attimo. Calcolando, fa 95. 95 per una larghezza di... Calcolando, per 100. Per 100. Più o meno. È un bel bagagliaio, cioè, bello grande. L'altro giorno ho provato l'MG HS, che è più lunga di questa, un 30 cm abbondanti, non è così spazioso. Sotto al bombolone. Qui c'è il bombolone. Eccolo qua, che dicevamo prima. È un bel spazio. Scusate se sentite un po' di rumore, ma oggi c'è una giornata veramente ventosa, per fortuna, ma molto molto limpida. Bene, siamo saliti in auto a vedere com'è fatta, ma anche per proteggerci un po' da oggi, da questo vento veramente fastidioso. Fastidioso, esatto. Bene, questi sono gli interni. Allora, vediamo appunto che è la versione Extreme, come ci diceva Stefano. Vedete i particolari arancioni sulle bocchette che ci sono qua. Abbiamo un tappettino per appoggiare il cellulare, quello che vogliamo. Abbiamo già un display, se non sbaglio, un 7 pollici con Android Auto. I comandi del clima sono uguali a quelli della Capture e anche delle Duster di adesso, qui è cambiato poco. Adesso ci dice che il livello è basso della GPL. Sono basso. Così. Eccoci qua. Internamente abbiamo la plafoniera sia sopra che sotto, che qua in mezzo. Quindi anche chi è seduto dietro ha la luce, non è tolto dalla luce. Poi abbiamo il bracciolo centrale. Eccolo qua, sempre rivestito in pelle con delle cuciture arancioni, doppia presa USB, non abbiamo le bocchette dell'aria, però penso che comunque le d'estate... Hai sentito qualcuno lamentarsi, Stefano? Ma sinceramente no, perché alla fine non è che sia un ambiente talmente grande che comunque diciamo che possono servire, diciamo, okay, in qualche modo. E vedete anche qua i poggiatesta, come quelli delle ultime Renault, sono fatti curvi, perché per togliere appunto, quando Stefano ad esempio guarda dietro, abbiamo uno spazio qua per guardare i punti ciechi. Esatto. Tutti interni in pelle e tessuto misto, comunque sono dei bel colore, bei interni, vedo che non sono neanche consumati. E questo è il bagagliaio e la vista posteriore, vedete il bagagliaio quanto profondo è. È veramente molto spazioso. Anche dietro si sta veramente bene. Adesso vedete qua come altezza ci siamo. E anche per quanto riguarda lo spazio per le gambe non c'è nessun problema. Vediamo a Stefano pregi e difetti che ha riscontrato in questo anno e mezzo ormai di utilizzo della sua Duster. E vediamo un po' cosa ne pensa. Torno a ripetere, queste recensioni qua io voglio farle perché chi vuole acquistare la Duster usata, nuova che sia, tanto cambia poco, è solo un fatto di estetica, fin quando non arriverà il nuovo modello, che proprio parlando prima con Stefano dicevamo che è veramente stupendo, e lo vedremo dal vivo e poi vediamo cosa di sì com'è. E vogliamo appunto capire veramente com'è questa Duster e i problemi che ha avuto fino adesso e che cosa sarebbe da evitare, ecco. Bene Stefano, dici pure quello che pensi. Certo, allora problemi gravi non ce ne sono, assolutamente. L'unico cosa che ho riscontrato, diciamo, che sono anche un po' piccole, per modo di dire, praticamente il vetro del passeggero da freddo fa fatica a scendere. Magicamente quando l'auto si riscalda, poi scende tranquillamente e non c'è nessun problema tutta la giornata. Questo dovrei chiedere al concessionario se magari c'è qualche problema sul motorino, non so cosa. Comunque, una piccolezza. Poi, come seconda cosa, quando fa l'inverno soprattutto, dall'accensione a benzina a GPL, c'è quel minuto lì che io parto lentamente e strattono un pochino. Solo d'inverno, d'estate non me lo fa mai, dopo a GPL va tranquillamente, non c'è nessun problema. Ma Stefano, questo guarda, te lo dico io, la Capture, stesso motore, stesso problema. Uguale. Sì, quindi sobbalza un pochettino, sì, quando è a benzina, sì. Dopo quando passa a GPL sparisce tutto. Quindi mi metto il cuore in pace, quindi me la penso. Okay. Sì, dopo là magari non so se c'è qualche regolazione da fare. Va bene, e poi l'altra cosa che ho notato, i tergicristalli davanti sono già da cambiare. Quindi un anno e mezzo mi sembra un po' poco, poco tempo. Già quando piove si vede tutte le righe, quindi li devo cambiare praticamente. Poi di cose negative non ne ho trovate, assolutamente. Anzi,
diciamo che di positività, che parlavamo prima delle consumi che sono veramente bassi, la capienza del bagagliaio e anche internamente ci sta tranquillamente in 5. E poi come accessori non manca niente, insomma. Naturalmente questa è l'Extreme che ha il navigatore, ha tutto quanto, clima automatico, i 4 finestrini posteriori, sì, elettrico, e hanno tutti l'automatico o sì, quando scherzi va giù o... solo il del conducente. Ok, solo... gli altri devi alzarli manualmente. Ok, questa è una cosa che volevo sapere, perché sì, ad esempio la Captur c'era tutti e quattro automatici, e quella volta che avevo visto la Kadjar ce l'aveva solo dal lato guidatore. Esatto. Questa è una cosa, sì, che magari lo state per acquistare, volete sapere qualcosa in più. Certo, questo... certo. Sì, niente di che poi sì, dipende sempre dal soggetto, se è molto... sì, che vuole controllare tutto. Esatto. Vediamo che il cruscotto comunque è quasi tutto analogico, ha solamente un piccolo display interno dove c'è scritto livello, in questo caso va bene, perché è spenta, riserva, però per il resto bello chiaro e si vede anche bene. Comandi al volante per quanto riguarda l'autoradio e anche per il regolatore della velocità, vedo che hai... Sì, il cruise control. Ok, e per quanto riguarda invece si alza, si abbassa il volume, e abbiamo sempre come la Captur satellite lì sotto. Esatto. Bene, quindi abbiamo detto che ha Android Auto, e un'altra chicca che ha questa L'Extreme sono le telecamere a 360 gradi, che adesso Stefano ci fa vedere. Praticamente questa è la telecamera davanti, questa è quella dietro, posteriore, che è sopra la targa. Questa laterale destra, che sono messi praticamente negli specchietti, e vediamo. Questa è laterale sinistro. Eccoci qua, e qua che giriamo. Quindi andiamo un po' sull'off-road, dobbiamo passare su un passaggio molto stretto, riusciamo a vedere dove stiamo passando con le ruote. Esatto. E se ci sono degli ostacoli che magari non vediamo. Magari anche un parcheggio con un marciapiede alto che riusciamo a vedere, praticamente a starci a giusto distanza. Ok, logicamente anche i sensori di parcheggio, sia sì, frontali che posteriori, sì, molto bene, quindi una dotazione completa come dicevamo. Esatto. Chiave senza... pulsante. Sì, col pulsante, quindi basta tenerla in tasca, e anche quella lì è un bel vantaggio secondo me, averla sempre in tasca oppure portarla in giro. Certo. Senza star lì a tirarla fuori ogni volta. E... ecco, un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente... Per esempio, se io accendo la macchina, sì, ok, ed esco con la chiave, metti che la appoggio fuori, rientro in macchina, riparto, sì, mi dà un piccolo segnale come una tromba, okay, però secondo me è troppo poco, dovrebbe spegnersi la macchina. Non dovrebbe neanche partire. Credo che si dovrebbe fare una cosa di questo genere. Bene, allora questo ti dico, a me è successo una volta a una festa paesana, dimenticato le chiavi dentro la borsa di mia moglie, perché abbiamo una chiave che la usiamo tutti e due, mia moglie va via, arrivo a parcheggiare la macchina che loro l'avevo lasciata all'inizio, la macchina non si spegneva, perché non c'era la chiave dentro. Se sforzi lo start, riesci a spegnerla. Ah, okay. Però eravamo a un chilometro di distanza. E questo sì, ad esempio per quanto riguarda l'altro giorno che parlavo dell'ADR, quando scendi, se scendi senza chiave o lasci il cellulare in vista, suona. Ah, ecco. Certi mi hanno commentato che è una cavolata, però pensiamoci bene alla sicurezza, perché non è male. Sì, a me è successo anche di lasciare la macchina accesa, perché è talmente silenziosa, esci, lasci la macchina accesa, non dovrebbe succedere queste cose. Infatti, anch'io sono in questa idea. Ok, bene. Allora, adesso volevo farvi vedere il tasto del GPL dov'è, scendo un attimo dall'auto. Eccoci qua, allora, stavamo guardando appunto qui, abbiamo il tasto del GPL, quindi quando questo è acceso siamo al GPL, ma comunque anche l'auto ce lo indica, che sta andando LPG, loro lo chiamano. Abbiamo il sensore dell'angolo morto, cieco, e qui abbiamo la regolazione di finestrini elettrici. Qui, come parlavamo prima, abbiamo i 4 vetri elettrici frontali e posteriori, e anche il blocco dei finestrini posteriori se abbiamo bambini, eccetera.
stavo guardando e chiedendo a Stefano quanto, appunto, quanti chilometri fa compieno, e mi fa: guarda, adesso sono in riserva, esatto, e guardate quanti chilometri ho fatto, 721 chilometri. Esatto. Perché ho in pieno. Io a questo punto faccio altri 50 km tranquillamente, senza problemi. Madonna. Diciamo che la mia, io non ho il piede pesante, quindi parliamo di 90 all'ora, non superiamo, perché se superiamo i 100 all'ora, allora è un'altra cosa. Questo consuma, sì. Io, però anche se fossero 650 o 600 sarebbe perfetto. Ok, tu per fare il pieno adesso quanti soldi ti ci vogliono? 40 euro. 40 euro facciamo, sì, il pieno, e sì, facciamo però 700 km. 750 anche. Non sì, male, ecco. Sì, sì, secondo me è bel... Ah, il serbatoio ce l'ha qua. Sì, qui, questo è quello serbatoio. Che non l'ho mai visto. Che si apre lo sportellino. Bene, bene, bene. Sedile, vabbè, regolazione in altezza, lombare, completo di tutto, insomma, non manca nulla. Sì. E secondo me è bel prodottino, e dopo dà sempre questo senso di off-road, che possiamo andare a correre dove vogliamo, e è un bel prodotto. Non è un 4x4, purtroppo, non fa, no, il esatto, 1500 diesel. Sì. Poi parliamo del prezzo, perché il prezzo secondo me è importante. Quest'auto secondo me non ha molte rivali per il prezzo. Okay. Perché sui 20.000 euro sì, trovi qualcosa, ma non allo stesso livello. Non con le stesse misure, no, con le stesse cose, gli stessi optional, diciamo. Assolutamente. Assolutamente. Bene. Quindi anche il prezzo, diciamo, è molto, molto conveniente. Ok, e visto che io direi neanche di andare a provarla, perché comunque il motore lo conosciamo dalla Captur, e ho già fatto la recensione, però come ti sei trovato come motore in montagna, salite, discese? Allora, sinceramente ero un po' scettico, perché essendo un 1000, ho detto qua, abituato con un 1900 turbo diesel che in montagna era come un trattore praticamente, sì. Però devo dire che mi sono trovato benissimo, senza problemi, anche perché ha un bel turbo che quando premi va, sì, tranquillamente. 100 cavalli, quindi li sfrutta tutti. Sinceramente molto bene come riprese e tutto. Sì. Ecco, io l'unica cosa che ho trovato sulla mia Captur, se ci fosse un cambio automatico sarebbe la fine, cioè quella lì sarebbe proprio la ciliegina sulla torta, perché sì, consumi bassi, è un bel motorino perché tira bene anche in autostrada, io non ho mai avuto nessun problema da 1500 diesel che avevo prima, sempre il Renault. Se avesse il cambio automatico sarebbe il top. Bene, sì, signori, siamo arrivati alla fine del video, spero di avervi portato delle novità o tolto dei dubbi se li avevate, perché abbiamo parlato di consumi, di pregi, di difetti per modo di dire, che sono proprio minimi, esatto. E non abbiamo fatto la prova su strada perché secondo me, e anche secondo Stefano, è meglio andare in concessionaria, fare un giretto e provarla realmente, perché le sensazioni che si hanno di guida, sì, bisogna provarle, è difficile da capire così anche su un video come, sì, va, come non va, e quindi secondo me andate in concessionaria, andate a provarla, anche a usarla, perché non ci sono odori strani o cose del genere che magari ci fanno cambiare idea. E quindi secondo me, cioè, penso che basti così il video. Fatemi sapere se vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale che è gratuito, così vi porto anche altri video e magari altre macchine già sempre vostre, o se qualcuno ha delle auto da provare in zona, in provincia di Venezia, magari possiamo sentirci, iscrivetemi e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao. Ciao ciao.